Prova, 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 prova audio e prova del microfono. Prova del microfono, prova, prova. Puffoso, wow. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giasone Cresce e oggi siamo in un nuovo scoppiettante video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, parleremo di iPhone 13, iPhone 12S, l'iPhone insomma del 2021, non si sa come sarà chiamato, ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, iniziamo subito con il video. Tablet alla mano, iniziamo subito quindi con le informazioni che voglio darvi oggi. Allora, come dicevo prima, in questo video parleremo appunto di iPhone 13 o 12S, non si sa il nome effettivamente perché molti pensano che possa essere il 12S, molti pensano che possa essere un 13, però le catene di montaggio sono più propense a iPhone 13. Alcuni pensavano che 13 non sarebbe un nome che potevano dare a questo nuovo iPhone perché, come tutti penso saprete, il numero 13 in America porta sfortuna, quindi secondo alcuni l'iPhone nuovo si sarebbe chiamato iPhone 12S, ma secondo me non ha senso perché cosa passerebbero l'anno dopo all'iPhone 14 così fregandosene del 13? Secondo me non ha senso. Per di più, a sostegno di questa mia teoria c'è anche il fatto che esiste già il MacBook Pro da 13 pollici, esiste già iOS 13, quindi secondo me questa cosa non ha molto senso, diciamo. Secondo me il prossimo iPhone si chiamerà iPhone 13 molto semplicemente. Ovviamente ragazzi, non ho detto prima, ma probabilmente l'iPhone 13 quest'anno verrà presentato il 14 settembre, data ipotetica, simbolica che per ora si ha. Si pensa al 14 settembre perché, come i vecchi eventi ci insegnano, tutti gli eventi Apple, a parte quello dell'anno scorso causa Covid, sono tutti stati fatti nelle prime settimane di settembre, quindi la data più plausibile è il 14 settembre, anche perché un martedì e di solito l'Apple fa gli eventi il martedì. Adesso passiamo quindi a parlare del design invece. Allora, del design diciamo semplicemente che di base il design di iPhone 13 rimarrà uguale al design dell'iPhone 12, nel senso che manterremo ancora ovviamente il design squadrato tipico dell'iPhone 12 che abbiamo oggi, però ci sarà uno spessimento diciamo del device stesso e si passerà da uno spessore dai 7,4 mm a 7,57 mm, quindi sarà un aumento di 0,17 mm in ciccionaggine, quindi penso che nessuno noterà questo aumento di dimensione, diciamo. Oltre a questo, la lineup si pensa che sarà sempre divisa in 13 mini, 13 normale, 13 pro e 13 pro max, con una piccola differenza, cioè che quest'anno sarà l'ultimo anno molto probabilmente che noi vedremo un iPhone 13 mini. Infatti all'inizio si pensava che l'iPhone 12 mini sarebbe stato l'unico mini viste le bassissime vendite, però si pensa che quest'anno l'Apple voglia fare il secondo tentativo e poi, se neanche iPhone 13 mini andrà, probabilmente non vedremo mai un iPhone 14 mini. E in più dirò anche un'altra curiosità: si pensa che proprio appunto nel 2022, quindi nella linea iPhone 14, sostituiranno il 14 mini con un 14 max, quindi la linea verrebbe fuori il 14, il 14 max, il 14 pro e il 14 pro max. Il 14 max sarà semplicemente un iPhone 14 però con le dimensioni di un 14 pro max, però semplicemente con meno feature, cioè spero che abbiate capito, nel senso sarebbe una versione ingrandita dell'iPhone 14, molto semplicemente, visto che ormai il mercato si è capito che vuole iPhone sempre più grandi o comunque telefoni in generale sempre più grandi. Tornando al design, un'altra modifica la vedremo soprattutto negli iPhone 13 e 13 mini. Infatti l'iPhone 13 e il 13 mini, come vedete in queste foto, avranno le telecamere oblique. Si pensa che possa esserci stato questo cambio di design, diciamo, legato a un discorso strutturale, nel senso che quest'anno una delle novità di iPhone 13 e 13 mini sarebbe praticamente l'aggiunta dello stabilizzatore ottico all'interno del sensore, che se ricordate bene nella linea 12 era solamente per il 12 Pro Max. Invece si pensa che quest'anno questo stabilizzatore delle camere, quindi uno stabilizzatore ottico, venga messo anche nei modelli 13 in tutta la lineup. Quindi secondo alcuni il fatto che le camere siano messe in diagonale rispetto che in verticale è legato a questo problema, diciamo, strutturale. Secondo me, sarò molto sincero, l'hanno fatto semplicemente per far vedere che è cambiato qualcosa rispetto al 12. Hanno detto: come distinguiamo l'iPhone 13 dal 12? Mettiamolo così anziché così, così almeno l'abbiamo distinto. Secondo me è così, poi non lo sapremo mai realmente. Le camere allo stesso modo dovrebbero migliorare molto a livello di qualità, infatti soprattutto nel 13 e nel 13 Pro Max, come potete vedere sempre in queste foto, la
dimensione delle telecamere è aumentata veramente tantissimo. Infatti secondo me il 13 Pro quest'anno è una delle cose più oscene che abbia mai visto, perché il 13 Pro ha delle telecamere che sembrano troppo sproporzionate rispetto al corpo. Cioè già sono enormi nel 13 Pro Max, ma nel 13 Pro Max, col fatto che è leggermente più grande, leggermente abbastanza più grande rispetto al 13 Pro normale, è un pochino più giustificato. Cioè sembrano quasi fatte apposta per lui. Invece nel 13 Pro, cioè, vi rendete conto che le telecamere sono più della metà del telefono? Cioè è veramente una cosa oscena secondo me. Il 13 Pro quest'anno come design è bocciatissimo secondo me. Per farvi capire un attimino la grandezza delle fotocamere, vi faccio vedere questo video che ho registrato io stesso, perché io sì, ho ordinato già la cover dell'iPhone 13 Pro Max, probabile telefono che comprerò appena uscirà a settembre/ottobre. Quindi in questo video, come potete vedere ragazzi, ho fatto vedere anche un confronto con la cover dell'iPhone 12 Pro Max, e lì potete vedere che la dimensione tra i due telefoni rimarrà la solita, però come potete notare la fotocamera è molto 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 più grande, e soprattutto, come vedete anche lì dal mio video, sembra molto più sporgente rispetto al 12, tanto che addirittura serve proteggerla con un pochino più di spessore, cosa che nell'iPhone 12 Pro Max molte cover non mettevano, proprio perché appunto non era così necessario, non era così tanto sporgente. Come vediamo anche in quest'altra foto di MacRumors che vi metto adesso a schermo, come potete vedere rispetto al 12 Pro le telecamere dell'iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sembrano sporgere ed essere molto molto più grandi rispetto a quelle della serie 12, ma anche semplicemente nel 13 rispetto al 12 sporgeranno un pochino di più, però ovviamente la grandissima novità sarà nei 13 Pro e nei 13 Pro Max. Di questo non so se sono troppo contento, diciamo, perché vorrei ancora avere un telefono e non una fotocamera che fa anche il telefono, però diciamo che comunque più le telecamere sono grandi più spero e penso che sia sinonimo di qualità, non credete? Comunque, al di là di queste mie considerazioni, le telecamere in teoria rimarranno tutte sempre da 12 megapixel. Un'altra caratteristica a livello di fotocamere, la telecamera grandangolare, anche questa rimarrà sempre da 12 megapixel, ma si passerà da una camera a 5 lenti a f2.4 a una camera a 6 lenti apertura f1.8, e per di più munita anche di autofocus. Questo servirà quindi per poter fare scatti macro anche a distanza molto ravvicinata, cosa che ora non si può fare perché la distanza sull'iPhone 12 e tutta la linea di iPhone 12 è fissata su un infinito, quindi i soggetti vicini non vengono messi a fuoco. Invece nel prossimo iPhone si pensa che o soltanto nei Pro o in tutta la lineup 13 il sensore grandangolare sarà appunto munito di autofocus e f1.8, quindi molto più luminoso. Si pensa poi anche che una nuova modalità a livello di foto sia introdotta, cioè l'astrophotography, quindi tradotto la fotografia degli astri. Si pensa che sarà una modalità tipo di lunga esposizione, in modo che l'iPhone capisca automaticamente qual è la luna e quali sono le stelle, e tramite il software praticamente lasci la luminosità che hanno naturale, ne aumenti però tutto il resto della foto, quindi tradotto il cielo venga super mega illuminato, super mega nitido, però le stelle e la luna dovrebbero rimanere guardabili, diciamo, e non troppo sovraesposte. Passiamo ora a parlare di display, e qui ho voluto anche inserire un'altra modifica, diciamo, al design fra virgolette, però l'ho voluto inserire all'interno della categoria display per un semplice fatto, cioè appunto che la notch avrà una riduzione del 30%, e direi finalmente, perché dopo 3 anni, se non 4 anni, che abbiamo il design identico di iPhone 10, la tacca che abbiamo qua su iPhone 10 è la stessa dal 2017, proprio dall'iPhone 10, finalmente dopo 4 anni verrà rimpicciolita, alleluia direi io, dopo che la concorrenza l'ha eliminata del tutto e adesso abbiamo soltanto la punch hole camera, quindi quelle camere piccoline, no, che sono o al bordo o al centro del telefono. Anche iPhone finalmente sta andando verso la direzione di ridurre quella fastidiosissima notch che ormai nel 2021 ha rotto le... Vi prendo direttamente i dati di un leaker chiamato Leaks Apple Pro, che lui è molto specifico riguardo alla riduzione della notch. Lui dice che la notch dell'iPhone 12S o comunque 13 sarà 26 mm di larghezza rispetto alla notch corrente che è di 35 mm, quindi avremo una riduzione della notch di ben 9 mm. E molti pensano anche che, dato che adesso ci sarà la riduzione della notch, questo possa anche portare, diciamo, a
a vedere finalmente la percentuale della batteria negli iPhone 13, cosa che adesso per vedere la batteria negli iPhone 10, 10S, 11 e 12 bisogna tirare giù la tendina delle notifiche per vedere il livello di batteria, la percentuale. Un'altra importante modifica a livello di display riguarderà solamente la linea 13 Pro e 13 Pro Max. Infatti nell'iPhone 13 mini e nell'iPhone 13 avremo la stessa grandezza di display che abbiamo oggi, quindi un 5.4 pollici e un 6.1 pollici, entrambi OLED, come abbiamo già oggi anche negli iPhone 12 mini e 12 Pro. La vera novità però sarà nella linea Pro, infatti si pensa che abbia un pannello OLED LTPO con ProMotion Display a 120 Hz, quindi la linea Pro avrà quindi questa novità bellissima che la concorrenza ha da un sacco di tempo, cioè il display a 120 Hz, un po' come vediamo nell'iPad Pro. Avrà una tecnologia che in pratica capisce in automatico quando utilizzare 120 Hz e quando invece ridurre il consumo di batteria utilizzando un frame rate diverso. Per esempio, noi stiamo guardando un video su YouTube a 24 fps, lo schermo non rimane a 120 Hz che consumerebbe batteria, ma scende a 24 fps a sua volta. Se noi stiamo guardando un'immagine, cala a 1 fps, mentre invece se noi lo stiamo utilizzando va a 120 fps. Questo fa sì che appunto le batterie vengano preservate, perché un 120 Hz è molto energivore, consuma quindi molta batteria. Bloomberg ha anche recentemente riportato la possibilità di un always on display, come appunto vediamo già anche nella Samsung e nei competitori Android da più o meno 5787 anni. C'è appunto una possibilità di un always on display, quindi di uno schermo, comunque una parte sempre accesa di schermo, un po' come succede appunto negli Apple Watch serie 6. Potrebbe quindi far vedere il display o la batteria residua e l'orario, oppure magari essere poi molto probabilmente anche estesa alle notifiche. Passiamo ora al reparto batterie. Le batterie aumenteranno e miglioreranno in tutta la lineup degli iPhone 13. Vi leggo i dati e poi dopo vi spiego. L'iPhone 13 mini dovrebbe avere una batteria di 2406 mAh rispetto alla batteria del 12 mini, che è di 2227 mAh, e quindi c'è un aumento dell'8% di batteria. iPhone 12 e 12 Pro passeranno da una batteria di 2815 mAh a una batteria da 3095 mAh, quindi un aumento del 9,9%, quasi 10% di batteria. E infine il 12 Pro Max sarà quello che, ovviamente, dato lo spazio che ha all'interno, che è molto più grande rispetto al mini, al 13 e al 13 Pro, avrà un aumento del addirittura 18%, passando da una 3687 a una 4352 mAh. Perché dico se nel 13 Pro Max e nel 13 aumentano del 10 e del 18% rispetto al 13 e al 13 mini si noterà meno questo aumento di batteria? Per un dato molto semplice, cioè la presenza dei 120 Hz. Ovviamente, avendo uno schermo che va a 120 Hz, come dicevo prima, è molto più energivoro, consuma molta più energia rispetto allo schermo a 60 frame come dovrebbero andare il 13 mini e il 13. Di conseguenza, secondo me, la batteria del 13 normale sarà migliore del 13 Pro, però questa è soltanto una mia teoria, non possiamo effettivamente saperlo. Magari l'Apple riuscirà a fare una cosa grandiosa e quindi a far durare di più la batteria del 13 Pro rispetto a quella del 13, ma ora come ora secondo me la batteria del 13 durerà leggermente di più rispetto a quella del 13 Pro. Invece la batteria del 13 Pro Max probabilmente durerà come la batteria del 12 Pro, se non magari un puntino di più, ma secondo me durerà uguale. E ora concludiamo il video dando una brutta notizia, cioè molto probabilmente quest'anno non vedremo il Touch ID sotto lo schermo come si vociferava proprio all'inizio. Si pensava al Touch ID sotto lo schermo, almeno per i modelli Pro e Pro Max. Però quest'anno, e ormai siamo appunto quasi all'evento, quindi soltanto l'evento ormai ci dirà se sarà così oppure no, comunque molto probabilmente verrà negli iPhone del 2022, quindi negli iPhone dell'anno prossimo. Parliamo infine ora di colori. Allora, i colori quest'anno non si sa nulla di certo, cioè diciamo che allora quest'anno è l'annata dove praticamente abbiamo meno informazioni certe di tutti gli altri anni. Questo significa che probabilmente la politica della Apple, che voleva far uscire meno leak possibili, sta funzionando, quindi non si sa nemmeno il possibile colore che farà uscire quest'anno la Apple.
notevole. Infatti, come ormai l'Apple ci ha insegnato con l'iPhone 12 e con l'iPhone 11, ogni anno l'Apple ha deciso ormai che la linea Pro deve avere un colore speciale ogni anno. Quindi, quale potrebbe essere il nuovo colore? Quest'anno se la giocano due colori. Uno è una specie di arancio, diciamo, che dovrebbe essere simile al copper, quindi al... oddio, come si traduce copper in italiano? Al rame, ok. Dovrebbe essere una colorazione simile al rame, ma tanti però pensano anche che potrebbe esserci un sunset gold come colore, quindi diciamo un oro tendente un pochino più a rosa. Quindi ho pensato subito tipo all'oro rosa, ad esempio dell'iPhone 6S, magari un pochino meno rosa e un pochino più dorato, non lo so, comunque magari un pochino più tendente all'arancione, non si sa nulla. Comunque si pensa che il nuovo colore di quest'anno sarà l'arancione. E infine, ragazzi, metto via il tablet, tanto il video ormai è quasi finito, non mi serve più. Parliamo di prezzi. Allora, di prezzi quest'anno non si sa assolutamente nulla, o meglio, non c'è nulla di ufficiale. Diciamo che si ipotizza il fatto che i prezzi rimarranno uguali a quelli dell'anno scorso. In teoria non dovrebbero aumentare, ma casomai dovrebbero solamente diminuire un pochino, però effettivamente non si sa, non si ha ancora la certezza. Quindi, ragazzi, bene, ho detto tutto quello che vi potevo dire su iPhone 13. Questo sarà iPhone 13, ormai siamo veramente a un battito di ciglio al vero e proprio evento, che appunto ci leverà tutti i nostri dubbi, sia nel bene che nel male. Quando l'evento ci sarà, che confermerà le cose, sarà così e basta. E nulla, una volta detto questo, spero che appunto il video vi sia piaciuto. Ho detto troppe volte appunto in questo video, probabilmente. Contate nei commenti quante volte ho detto appunto dall'inizio del video, se avete voglia. E una volta detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale, che è gratis come sempre. Una volta detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!